generazionale, ma ci torniamo. Scendiamo prima la campo su questo e poi andiamo a Trieste. Perché hai ragione, Annalisa, cioè c'è davvero un tema generazionale, sì. ne parlavamo prima col professor. Professoressa Capo, mai come in questa fase è necessario, come dire, mandare messaggi chiari e ascoltare chi ne sa. E allora, siccome la propaganda Novax si annida non nelle contraddizioni, ma forse anche in alcuni non detti, una delle tante cose che viene detta è non ci avevate detto che ci sarebbe stata una quarta ondata, ci avevate detto che la seconda dose del vaccino ci sarebbe bastata. Allora, in questo interstizio, in questo spazio, si insinua la propaganda Novax. Allora, qual è il quadro per il futuro, visto che lei lo racconta, no? Come la sanità anche si dovrebbe trasformare, anche il modo di comunicare della medicina e della scienza. Qual è il quadro che possiamo dare per il futuro, professoressa? Ma allora, volevo riprendere un pochino quello che era stato detto, perché l'istituzione scienza è un'istituzione appunto che si muove per tentativi. Tante cose le sappiamo, ma tante cose non le sappiamo. Questo vuol dire che bisogna anche saper comunicare che certe cose noi non le sappiamo. Ma comunque dobbiamo anche poter comunicare che non è che, o meglio, nelle pieghe delle cose che un po' si sanno e un po' non si sanno, si va avanti, ma certe cose come quelle che sono state dette prima, noi lo sappiamo che non sono vere. Quindi quando prima io ho detto non voglio commentare, è perché ci sono certe cose che veramente non è accettabile dirle, no? E quindi c'è, voglio dire, un margine di incertezza nella scienza, c'è un margine di incertezza in tutto, ma questo margine di incertezza però non è che può essere preso come un lazzo dentro il quale ci si tira dentro di tutto. Volevo anche aggiungere che non è vero che non era stato detto che sarebbero venute delle ondate successive, perché noi lo sapevamo che il virus, una volta sorpassato un certo livello di tasso di infezione, si sarebbe endemizzato. E l'endemizzazione porta proprio a questo, no? Porta a delle ondate che si rincorrono l'inverno, quindi in un emisfero fa più freddo, ecco che arriva l'ondata, e poi quando arriva la temperatura più calda, quindi si può stare fuori e il rischio di contagio si abbassa, ecco che appare dall'altra parte. E voi mi dite sì, ma questa terza dose non ce l'avevate detto, ma allora non ve lo potevamo dire, perché come facevamo a dirvelo? Noi quello che vi potevamo dire è che i vaccini si usano a volte in una dose sola, a volte in due dosi, a volte in tre dosi, a volte in una dose l'anno, a seconda del patogeno. Noi abbiamo, noi comunità scientifica, sviluppato tutta una serie di prodotti di vaccini di cui non potevamo conoscere la durata, no? Perché l'abbiamo imparato vivendo e abbiamo visto che, come insomma c'era da aspettarselo, l'immunità inizia a decadere dopo un certo numero di mesi, e quindi a questa immunità bisogna dargli una mano per ritirarla un po' su. Perché? Perché siamo all'inizio dell'inverno. Quindi diciamo che a fronte delle così tante persone che dicevano questo virus andrà via, io ogni volta che vengo ospitata in televisione lo dico, questo virus purtroppo non andrà via, noi dobbiamo imparare a conviverci, dobbiamo entrare in una nuova mappa mentale nella quale conosciamo l'avversario molto più di prima, abbiamo degli strumenti di prevenzione e di cura, e dobbiamo guardare avanti, perché è proprio questo quello che io vorrei dire. Se noi rimaniamo attufati dentro con i piedi che pestiamo sempre sugli stessi problemi, non riusciamo ad alzare lo sguardo e accogliere le opportunità che questo momento ci offre. Cioè non rimanere ipnotizzati dal presente, ma riuscire ad alzare, appunto, alzare il mento, a guardare 10 metri più in là e capire dove stiamo andando, perché l'emergenza è diventata permanenza e non sappiamo questa permanenza quanto durerà. Su questo torneremo.